Valeria Ieri i premi Parenda, Flaiano buonasera, per sei la narrativa stato e l'italianistica, stasera i innanzitutto vincitori per per le sezioni ricordare TV, che il cinema, nostro teatro, radio e premio giornalismo. Barzarani Giunto alla 46esima ha edizione alla come ROM di Pescara, vincitore sono stati decretati i vincitori per la narrativa e Emiliano Torrente l'italianistica del per premio Il Flaiano, premio prossimo speciale internazionale Flaiano di Emiliano narrativa Emilio Torrente Barbarani, premio di narrativa Valeria Parrella per Almarina, prima di premio Luana di narrativa Dimane. giovani a Gianmarco Soldi per Cosa resta di male, premio internazionale di italianistica La cultura italiana nel mondo ad Annimari Eino per uno studio su Eugenio Montale, Alessandro Carrera per un saggio su Fellini e Aciseko Tanaka per uno studio su Pierpaolo Pasolini. Stasera si replica in Piazza Salotto con i vincitori delle sezioni radio, TV, giornalismo, teatro. Anche la serata odierna andrà in onda in diretta su Rete 8 dalle 20:30 con il direttore Carmine Perantuono e la collega Giglio Edmondo. Tra i premiati Micaela consiglio Ramazzotti, Carla Signori, Rocco Papaleo, Piera degli Consiglio Esposti, Barbarani, Gabriele Lavi, Andrea grazie Purgatori mille, e molti davvero altri onesto. volti noti ancora, che si vanno ad aggiungere ai premiati degli Caro anni Antonio, scorsi del premio Flaiano, abbiamo voluto dunque fortemente conclusione dal questa compianto Edoardo prima Tibboni e portato serata avanti dalla delle figlia Carla. sezioni. Quest'anno sono state Premio Flaiano per 89 le selezioni su cui ha lavorato la giuria, una giuria di prestigio, ma loro hanno fatto solo un lavoro preliminare perché la scelta finale spetta ai veri protagonisti della letteratura, che lo ricordiamo sono sempre i lettori. Sì, questo lavoro straordinario, come ho detto prima, è dovuto al fatto che noi abbiamo avuto veramente una valanga di libri inviati e selezionare, arrivare a selezionare tre finalisti non è stato semplice, anzi sei finalisti. Il lavoro più importante lo faranno le giurie popolari, quest'anno sono due, per la narrativa e per il Flaiano Giovani, e devo dire che cresce sempre di più l'entusiasmo delle giurie popolari, perché leggere un libro sapendo poi di dover votare quale dei tre è piaciuto di più è una cosa che appassiona sempre di più i nostri amici e i nostri lettori.